Parliamo in questo caso di essenza, di pura essenza. E che cosa vogliamo intendere con questo termine? Una sorta di eliminazione, di riduzione di quella distanza che separa la visione mentale rispetto al prodotto finito, al manufatto d'artista. Parliamo cioè di un percorso di tipo diverso che mira effettivamente all'essenza. Parliamo quindi delle opere di Michele Pucacco. Un artista molisano, un artista che ha seguito una linea di produzione che è variata nel corso del tempo, mirando sempre però a quella che vuole essere un valore assoluto, la rappresentazione più intima del proprio concetto di arte, che ha attraversato delle fasi diverse. In questo caso specifico, torniamo indietro fino agli anni 90 e parliamo di opere che sono state realizzate qui su tela. Su tela con tecnica mista, quindi parliamo di tempere, di acrilici, parliamo di oli. Tendenzialmente sono delle figure astratte, non tutte, ma in buonissima parte. Aspetto molto rilevante è che anticipano quello che sarà il successivo cambiamento che lo porterà molto vicino a un'arte minimalista ed un'arte povera per l'impiego dei materiali utilizzati. Faccio riferimento quindi più specificatamente alla juta, alla carta e dalla stoffa. Parliamo in generale di un profilo il cui valore artistico è estremamente alto, soprattutto in termini di estetica, in termini non solo estetica rappresentata attraverso le immagini, ma in termini di ciò che può combaciare tra ciò che noi desideriamo e consideriamo arte e quella che è la vita propria. Parliamo di un profilo di sicuro interesse a livello nazionale da parte di critici, di galleristi e sicuramente di largo pubblico.